Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, adesso ci trasferiamo nell'isola della Giudecca, del centro storico di Venezia. Si trova nel sestiere d'Orsoduro e diventa celebre soprattutto per quella che è la ricorrenza della festa del Redentore. Anticamente fu chiamata Spina Longa per la sua forma allungata che ricorda una lisca di pesce. Poi ancora è stata chiamata Giudecca, forse per la presenza di una comunità di giudei, cioè di ebrei, o ancora perché qui venivano collocati i giudegai, cioè i giudicati, che appunto andavano incontro a una sentenza del tribunale. Ed è composta da 7-8 isolotti per l'esattezza, e collegati tra loro con molti ponticelli, e si affaccia sull'omonimo canale appunto della Giudecca. Qui abbiamo veramente beni storici straordinari. In assoluto il simbolo è la Chiesa del Redentore, fatta costruire appunto dal Senato veneziano, consacrata al Cristo Redentore, per la fine della peste che colpì la città nel 1575 e causò la morte, pensate un po', di circa 50.000 persone. Il Senato aveva chiesto l'aiuto divino per mantenere il voto e la peste terminò, e così fu edificata questa chiesa, che il progetto è stato così assegnato ad Andrea Palladio, il grande architetto padovano. Successivamente è stata terminata dall'altro architetto Antonio da Ponte nel 1592. Ma ricordiamo anche altri beni, la chiesa delle Zittelle, e ricordiamo poi che ci sono opere straordinarie all'interno del Redentore, tra le quali dipinti del Veronese, del Vivarini, Tintoretto, Francesco da Bassano, Palma il Giovane, e poi sculture del grande Andrea Brustolo. Quindi ci troviamo veramente in un'isola straordinaria, e poi ancora andiamo a quella che è diciamo relativamente l'epoca recente, 800-900, dove c'è il famoso Volino Stuck. Ma qui adesso noi ci mettiamo in contatto con lo scrittore, con l'autore Pietro Lando, che ci racconta la fase successiva. Buonasera, pronto? Buonasera Marisa, buonasera a tutti. Abbiamo in collegamento il dottor Pietro Lando, storico, scrittore, appunto, che ci parlerà del suo libro intitolato proprio La Giudecca. Allora andiamo un po' al periodo che mi pare sia quello che caratterizza questa opera. 800-900, c'è una trasformazione, abbiamo la Giudecca antica, diciamo, ma poi passiamo a una Giudecca più attuale, che ha avuto anche lei la sua trasformazione, metamorfosi. Allora, 800-900, che Giudecca abbiamo, dottore? Allora, con la caduta di Napoleone finisce la Giudecca della Serenissima. La Giudecca ha sempre avuto questa caratteristica particolare di essere distante e vicina a Venezia, perché è separata da un canale che è largo poche centinaia di metri, ma appunto questa distanza permette di godere di un'extraterritorialità, sia da un punto di vista abitativo, infatti c'erano parecchi palazzi, proprio come le ville del Brenta, dove appunto i veneziani più ricchi potevano godere i propri ozi, però allo stesso tempo era distante abbastanza da poterci piazzare tutte le attività più pericolose da un punto di vista ambientale, come soprattutto la concia delle pelli o la preparazione dei concimi organici, che altro non è che trattare i rifiuti urbani e animali. Nello stesso tempo fu luogo ideale per costruirci ad esempio i parecchi conventi e soprattutto il tempio che conosciamo tutti del Redentore, e appunto con tutta la festa che coinvolgeva. Però alla fine, quando arriva Napoleone, quell'isola è tutto sommato abbastanza vuota, per cui relativamente si intende, però insomma rispetto alla densità abitativa della città di Venezia veramente aveva spazi amplissimi. Quando nel 1880 viene costruito il porto di Venezia, che si chiama stazione marittima, quegli spazi divennero importantissimi perché erano attaccati al porto e permettevano appunto lo sviluppo di attività che invece dall'altra parte del canale, nella città di Venezia, non avrebbero trovato spazio. E quindi comincia una rivoluzione alla Giudecca attorno agli anni 80 dell'Ottocento. E tutti conoscono il mulino Stucchi, che sì, Non fosse altro per l'enorme mole che ha, e quella è la prima delle industrie.
sfrutta il vantaggio fondamentale di avere il porto vicino per ricevere anche tutte le merci, compreso il carbone, ma soprattutto come molino la farina costa poco, incide moltissimo il trasporto, quindi avere la possibilità che le navi che trasportano il grano arrivano fino sotto la riva del mulino, dove vengono caricati direttamente, e viceversa, una volta che il grano è stato macinato e diventato farina, un'altra nave arriva lo stesso sulla stessa riva e carica i sacchi di farina, abbassa enormemente i costi di trasporto, per cui il mulino ha un successo grandissimo e nel giro di 20 anni diventa il più grande mulino d'Italia e uno dei più importanti d'Europa. Ed è un po' il simbolo di questa rivoluzione industriale. Il mulino non ha tantissimi operai, ne ha 400. Chi arriva ad avere 1500 operai è la fabbrica di orologi Jungans. Il nome è tedesco perché la fabbrica era tedesca, ma viene impiantata la Giudecca alla fine degli anni 70 dell'Ottocento ed è la prima fabbrica di orologi in Italia, non orologi da polso, orologi da cassa fondamentalmente, ottiene un grande sviluppo. Oggi invece la Giudecca è famosa per Redentore, insomma, se vogliamo proprio costringere, no? Perché tra poco c'è anche Redentore, terza domenica, mi diceva, di luglio, e quindi c'è questa, questo spettacolo che diventa... La Giudecca si illumina tutta Venezia, peraltro. Infatti è la notte famosissima. In realtà, dunque, nasce il Redentore come è voluto dopo la fine della pestilenza del 1576. In realtà i documenti ci dicono che appunto quell'isola verdeggiante era già ancora prima sede di feste popolari. Anzi, costruivano anche dei ponti di barche, che però partivano da San Marco e praticamente collegavano con la punta della Giudecca, che è proprio di fronte all'isola di San Giorgio. Invece dopo, con la nascita del convento, il ponte viene fatto di fronte al Tempio del Redentore. E i fuochi d'artificio, che erano famosissimi, erano fatti in fondo al canale della Giudecca, alla fine del canale rispetto al bacino di San Marco, dalla parte opposta. Però dopo, nel 63-64, li devono spostare perché nel frattempo è nata l'isola di Sacafisola, per cui non c'è più sicurezza e devono spostare i fuochi dove vengono fatti ancora oggi, e diciamo che secondo me sono anche più belli lì perché dentro il bacino di San Marco, e sicuramente ospitano con più facilità le migliaia di barche che ci arrivano, insomma. Quindi grande manifestazione. Poi abbiamo ancora altre attrazioni, Palazzo dei Tre Oci, ecco, anche questo fa parte di queste strutture, di questi beni storici veramente importanti. Sì, infatti nella zona che è stata progettata, fatta costruire da un pittore, De Maria, Mario De Maria, detto Marius Pictus, ed è famosa come Casa dei Tre Oci, è stata set cinematografico per molti film. Adesso da alcuni anni è stata comprata da una fondazione e occupa delle importanti mostre, ma alla Giudecca non mancano edifici importanti e interessanti, però è tutto il fascino dell'isola che è molto particolare, e per cui c'erano anche vari articoli sui giornali ultimamente, attira già da parecchio tempo parecchi ricchi personaggi, spesso anche famosi, che desiderano avere una casa a Venezia, ma appunto godendo di una certa privacy. E appunto il fatto della Giudecca vicina e lontana da Venezia nello stesso tempo ha ancora una volta un suo peso importante, perché in fin dei conti dalla Giudecca con 10 minuti di vaporetto sei in piazza San Marco, però non hai una casa che si trova sulla rotta dei gruppi di turisti che, insomma, a Venezia purtroppo più di qualche amico ha dovuto venire via perché non riusciva neanche a uscire di casa per questa presenza eccessiva. Alla Giudecca c'è ancora la possibilità di poter appunto godere di una certa relativa, ma insomma una tranquillità c'è anche una sociabilità molto importante alla Giudecca, che è una cosa da dire subito. I giudecchini una volta godevano di una fama, la Giudecca godeva una fama immeritata in gran parte di zona pericolosa, ma in realtà era semplicemente una zona che dopo gli anni 50 era una zona povera, dove mancavano i posti di lavoro e con tutte le conseguenze del caso. Adesso viceversa la fama di essere un posto molto sociale, c'è ancora questo senso di venezianità
che altrove causa la pressione eccessiva del turismo, che altrove in città si è ormai perduto. L'unica attività industriale che esiste ancora alla Giudecca, di tutte quelle che c'erano, è lì vicino e a fianco, è l'industria della Fortuny, che produce tessuti per arredamento di lusso. Fortuny è il grande stilista. Esatto. Ah, sì, famosissimo, poi, che ha trovato la sua fortuna nella nostra Venezia, indubbiamente. E poi c'è ancora qualche altro hotel, sì, ci sarà ancora qualche, ovviamente, altra... Allora, dalla parte opposta dell'isola, rispetto allo Stucchi Barra Hilton, alla parte opposta c'è il famosissimo hotel Cipriani. Sì. Credo che sia uno dei più famosi del mondo, ma è anche interessante perché alla Giudecca, quando comincia lo sviluppo di tutte le industrie, mancano due delle industrie tipiche veneziane e anche dell'Ottocento, perché l'industria del vetro, che con la Serenissima era ferma, era bloccata solo a Murano, nell'Ottocento nascono alcune fabbriche, soprattutto di mosaici, a Venezia città. Alla Giudecca non nascerà mai nessuna industria del vetro. E l'altra industria che non c'è alla Giudecca fino al 1958 è quella che veniva chiamata l'industria del forestiero, cioè il turismo. Da una parte era un'isola industriale, poco attirava i turisti, ma nel 58 appunto Cipriani ha l'idea geniale di farlo sulla punta di fronte all'isola di San Giorgio e crea il primo albergo di lusso, anzi di extra lusso appunto dell'isola. Oggi ce ne sono parecchi di alberghi, soprattutto anche se non c'è la stessa pressione che c'è in città, ma ci sono parecchie attività turistiche. D'altra parte il film Welcome Venice del 2020 è proprio girato tutto alla Giudecca e racconta appunto l'avventura di due fratelli. Uno faceva il pescatore di moeche, cioè dei granchi, i granchi bolli. Sì. Quando muore il padre, c'è la discussione su cosa fare di quella casa, perché appunto questo vuole continuare a pescare, ma l'altro fratello dice no, guadagniamo più e meglio, le facciamo una vita diversa, dandolo in affitto ai turisti. E il film è molto bello, molto interessante, fa vedere una Giudecca reale e i problemi che ci sono oggi a Venezia, oltre che anzi ancora più a Venezia, oltre che alla Giudecca, della gestione del turismo. Dottore, abbiamo un altro ascoltatore. Dove poggia il mulino? Punto di domanda. È la solita costruzione alla veneziana. Dunque, lì c'era una volta, ai tempi della Serenissima, un convento che viene appunto eliminato da Napoleone. Diventa un deposito di legname e appunto negli anni Ottanta viene comprato da Stucchi, da Giovanni Stucchi, è il primo della dinastia che lavora a Venezia, e fa la solita tecnica veneziana, cioè si impiantano tanti pali sulla parte molla, sul fango molle, fino ad arrivare ad appoggiarsi sul caranto, che è lo strato duro. Le dimensioni dello Stucchi ci raccontano quanto robusta è questo sistema di costruzione ed è estremamente efficace. Certo, che ancora regge, è ancora lì Venezia, è immobile, secoli e secoli, che, insomma, quindi questo caranto che è la roccia sottostante ai nostri palazzi, alla nostra Venezia in mezzo all'acqua. Bene. La salutiamo, grazie dell'intervento, per il suo libro, soprattutto, che consigliamo anche per le vacanze. Grazie a lei Marisa e grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi. Bene. Arrivederci. Grazie.